prima volta che faccio questa torta con soli tre ingredienti, facili da fare e ovviamente buonissima. Allora, gli ingredienti ve li metto qua, scritte, e ve li dico lo stesso. Allora, servono 350 grammi di biscotti al cacao. Io ovviamente ho preso quelli al pan di stelle, ma voi potete anche usare quelli sottomarca, che non, ovviamente non sono pan di stelle. L'importante è che sono biscotti al cacao. Poi 370 ml di latte. Per chi è intollerante al latte, ovviamente potete mettere anche l'acqua, 370 ml di acqua. Poi 2 cucchiaini lievito per dolci, e ovviamente questi sono gli ingredienti. Invece per decorare serve la Nutella, 2 cucchiai di Nutella, dipende ovviamente se volete abbondare, come lo preferite voi, e se avete il cocco. Se non avete il cocco, le scaglie di cocco, potete usare le granelle di nocciole, ad esempio. Io ho usato quelle, che sono anche buonissime. Questi sono gli ingredienti per fare la torta. La rotonda gliel'ho data al mio migliore amico, che gliel'ho fatta per il suo compleanno, e ovviamente l'avete già vista anche nel vlog. Invece quella col cuore l'ho fatta per noi, uguale praticamente, e ho voluto cambiare forma, in poche parole. Dopo aver sbriciolato in polvere i biscotti, devono essere praticamente così, proprio sbriccioloni, aggiungiamo il latte. Ovviamente chi è intollerante al latte, potete aggiungere l'acqua. L'acqua è sempre uguale, 370 ml di acqua. Io aggiungo latte perché la ricetta ovviamente dice così. Un po' alla volta aggiungiamo il latte e mescoliamo. Deve essere tipo una pappina. Che bello, quattro mani. Non lo sapevo. Mischia, mischia. Mischia. Perché... Ovviamente dopo usate il mixer, così almeno lo frullate e deve diventare così, praticamente così. Dovete frullarlo bene. Adesso girate ancora un po', tipo crema al cioccolato. Adesso ci mettiamo 2 cucchiaini di lievito per dolci. Adesso mischiate. Ovviamente il lievito va setacciato, perché sennò fa gli agrumi. Comunque mischiate tutto. Allora, la mettiamo nella teglia imburrata tutta, e mi raccomando, la teglia deve essere di 22 cm, o 20 o 22, perché sennò non diventa alta. Io, dato che avevo solo questa qua che è di 24, ormai ho dovuto fare per forza così. Comunque ricordatevi che la teglia deve essere da 20 cm e non di più.
la mettiamo nel forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Ovviamente fate la prova a stecchino per vedere se è cotta. Io di solito l'ho tenuta a 20 minuti ed era cotta. Aspettiamo 25-20 minuti. Io l'ho messo con la ventola e 180 gradi. Ovviamente io ho fatto la forma di cuore perché volevo cambiarla, dato che la seconda ricetta, questa qua, volevo cambiarla. Voi fatela rotonda, perché la ricetta ovviamente deve, cioè la torta deve essere rotonda. Per cui ci vediamo tra 25-20 minuti. Adesso la dobbiamo far raffreddare, perché adesso è bollente. La facciamo raffreddare e poi ci mettiamo come decorazione. Io metto questi qua, praticamente, che sono la granella di nocciole tostate. Queste qua ne metto un po'. E ovviamente sopra la Nutella. Mettiamo la Nutella sopra e le granelle di nocciola. Se non volete le granelle di nocciola, mettete anche il cocco sopra. Potete mettere il cocco sopra, tipo come scaglietti di cocco. Io ho queste qua, non ho il cocco, per cui metto queste. Per cui, vabbè. Comunque, la lasciamo raffreddare e poi la decoriamo. Mettiamo sopra la Nutella, dopo che la torta si è raffreddata, la spalmiamo. Ovviamente io con una mano non riesco. Comunque calcolate che è un cucchiaio di Nutella, tanto per, diciamo, decorarlo e metterlo sopra per dare sapore, gusto. Per cui la spalmiamo tutta bene. E poi ci mettiamo le granelle di nocciole. Dopo aver messo la Nutella, che praticamente la dovete mettere tutta sopra, intorno no, solo sopra, mettiamo le granelle di nocciola oppure il cocco. Abbondante, perché così almeno la coprite, non tutta ma un po', tanto per la decorazione. Ecco il risultato finale. Questa è la decorazione e diciamo che per la prima volta mi è venuta una torta decente e con la decorazione molto molto bella. Adesso la tagliamo così e poi la assaggiamo. Allora, il dentro è così. E ovviamente questo è il pezzettino. Com'è? È buona? Assaggiamo in diretta per la prima volta. È buona, ovviamente senza zucchero, perché i biscotti hanno lo zucchero. È morbidissima e soffice. Se volete farla,
taggatemi su Instagram, che così mi metto nella mia storia su Instagram. Non è male, è buono, buono, buono. Manca forse qualcosa perché è solo questi tre ingredienti, però secondo me non è male. È soffice, tenera, ve la consiglio. Pochi ingredienti, ma ve la consiglio. Ok, questa ricetta è finita. È facilissima da fare. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se la fate e ovviamente taggatemi. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, così vedete altre ricette che ogni tanto faccio, quelle secondo me più buone, più semplici da fare. E quale ricette volete che io faccio, scrivetemelo sotto qua nei commenti, quelle ricette che io faccio, ovviamente semplici. E niente, per cui ci vediamo alla prossima ricetta o al prossimo video, non lo so. Ciao e al prossimo video.